Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Q&A. Iniziamo legandoci i capelli perché fa caldissimo. E già ho girato un altro video, quindi sto tipo andando in fiamme. Oggi, ovviamente, come avete visto dal titolo, sarà un video domanda e risposta. Quindi voi mi fate le domande, ve le ho chiesto sia su YouTube sia su Instagram di farmele e oggi vi rispondo. Siccome mi avete fatto un sacco di domande, molte di più di quanto le sarei aspettata. Cercherò di dare risposte brevi e concise e di rispondere a quante più domande possibili. Quindi magari farò durare questo video 20 minuti, mezz'ora, non di più, perché poi magari vi stancate, insomma. Però cercherò di rispondere a quante più domande possibili. Siccome ho visto tante domande, erano sull'Accademia, sul corso di trucco, calcolate che già ho risposto a quelle domande nell'altro Q&A. E già ho fatto un video sull'Accademia. Se vi interessa sapere come scegliere l'Accademia di trucco, quale ho frequentato io, andate a vedere quel video, così non sono ripetitiva. Rispondo alla domanda di Dreamer Books Lover su YouTube. Scusatemi se dirò male i vostri nomi, odio quando pronunciano male il mio cognome, quindi perdono, scusatemi in anticipo. Lei mi ha fatto questa domanda sull'altro video Q&A perché vi ho detto scrivetemele, tanto poi le vado a recuperare. Mi chiede, dolce preferito? Ti piace fare torte e simili? Allora, innanzitutto ti mando un bacio gigante perché mi scrivi sempre dei commenti carinissimi e mi segui sempre. Allora, adoro qualsiasi tipo di dolce contenga cioccolato, io sono tipo cioccolato dipendente, amo follemente i dolci a partire dai gelati, dalle torte, dalle crostate, ai tortini al cioccolato, insomma, tutto quanto. Ti piace fare torte e simili? Sì. Non è che faccio chissà che cosa, diciamo che la mia specializzazione è torte di compleanno. Faccio delle torte di compleanno, ragazzi, buonissime. Una volta ve la farò assaggiare. Le mie torte sono davvero fantastiche. Non mi piace vantarmi, però vi posso assicurare che sono davvero buonissime. E a chiunque le faccio assaggiare, cioè quando magari faccio le torte per i compleanni degli altri, rimangono tutti così, tipo, cioè, neanche in pasticceria. Comunque, era così per dire, però faccio delle torte molto buone. Allora, Nancy Passion Makeup mi chiede: conosci altri prodotti Kryolan oltre alla ruota dei correttori? Cosa pensi del brand? Conosco altri prodotti, alcuni sono sì, altri sono no. Mi piacciono gli ombretti, solo quelli opachi, non quelli brillanti. In generale, ho un pelettino qui davanti. In generale, non ho provato tantissimi prodotti. Credo che le matite, quelle Kajal, non so neanche se le fanno più, ma sono pazzesche da utilizzare se fate soprattutto le spose come base per il trucco. La marrone e la nera sono bellissime. Francesca Pezzoli o Pezzoli, non so, vedete, mi dispiace, non so pronunciarli i cognomi. Mi chiede: scusami, ti chiedo due cose, non ti devi scusare. Ho sopracciglia folte nere ben più scure dei capelli, non mi stanno bene perché il mio viso ha tratti già marcati e maschili. Cosa mi consiglieresti, di schiarirle dal parrucchiere? Con la gravidanza mi sono uscite delle macchiette proprio sopra il labbro che sembrano baffi. Uff, come posso mascherarle? Allora, prima di tutto schiarirle dal parrucchiere? No, perché le sopracciglia crescono tanto in fretta e sarebbe un casino stargli dietro. Poi se non beccate il parrucchiere che usa i prodotti giusti, vi può rovinare gravemente le sopracciglia. Direi che potresti sicuramente provare a fare una forma dolce, quindi non troppo spigolosa, già quello dovrebbe ammorbidire la forma del sopracciglio. Poi dovresti usare dei prodotti che sono un pelino più chiari del colore delle sopracciglia, in questo modo già le vai a schiarire ancora di più e sicuramente cerca di non farle troppo definite e marcate, magari mantieniti su una polvere che può essere più delicata per riempire il sopracciglio. Per quanto riguarda la parte scura qui sopra al labbro, scusate, ho degli swatches sulla mano, potresti utilizzare un correttore leggermente aranciato in questa zona che va a contrastare la parte scura che ti si è creata in questa zona e poi sovrapplicare il tuo normale fondotinta. Cerca comunque di applicare un leggerissimo strato e sfumalo bene con la spugnetta. E mi raccomando, visto che sei soggetta alla fuoriuscita di macchie, soprattutto magari dopo la gravidanza, la pelle può sensibilizzarsi.
Mi raccomando, quando stai al sole, quando ti esponi al sole, sempre protezione molto alta per evitare che si scuriscano le macchie che già hai e che te ne possano venire delle altre. Allora, questa ragazza mi ha scritto in privato su Instagram perché mi dice non mi entrava la risposta sulla sezione che ti danno lì, quindi ti ho scritto in privato. Si chiama Alessia Co trattino basso. Un bacione. Mi sto stampando il rossetto ovunque per darvi i baci. Ciao Giulia, non mi va di scrivere tutto quello che vorrei, non mi fa scrivere tutto quello che vorrei sulle domandine. Quindi ti scrivo qui: hai mai pensato di insegnare trucco? Sei bravissima, grazie, e sai spiegare le cose molto bene. Io frequento una scuola di estetica qui a Napoli e sono una di quelle che sperimenta tutto, anche con tecniche diverse dalle loro. Non mi fermo solo alle spiegazioni che mi danno in classe, anche perché appunto sperimentando sulle mie coinquiline. Capisco che molte cose danno poca importanza. Capisco forse che a molte cose danno poca importanza. E alcune volte le cose che dicono sono delle cavolate assurde. Mi affido a te ogni volta che devo truccare qualcuno e magari sono incerta su qualcosa. Ci sono molte beauty guru che non ti spiegano esattamente come fare una determinata cosa, tu invece stai lì a spiegarle passo passo. Un esempio, il video dello Smokey Eyes. Perfetto, continua così. Grazie davvero di cuore, Alessia. Direi che sei sulla strada giusta, esattamente questo il modo giusto secondo me di approcciarsi a questo mondo, non fermarsi a quello che ti dicono le altre persone, sperimentare perché una cosa potrebbe andare bene, una cosa potrebbe non piacerti. Ci sono delle tecniche che magari non si utilizzano semplicemente per propria preferenza personale, quindi quello che stai facendo è davvero ottimo secondo me. Mi dice, hai mai pensato di insegnare trucco? In realtà sì, ma cioè, a me piace molto insegnare, alla fine questo è quello che faccio sul mio canale. Non avrei il coraggio di andare nelle scuole e dire: ehi, io sono una truccatrice, ho anche un canale YouTube, potrei venire a insegnare nella vostra scuola? E loro mi dicono tipo: vabbè, ma chi sei? Non lo so, mi piacerebbe, però sono un po' bloccata in questo senso. Poi, in questo momento della mia vita non potrei per motivi proprio di tempo, cioè non ho tempo neanche per vivere, quindi attualmente non potrei farlo, però sicuramente è una cosa che in futuro mi piacerebbe fare. Mio Dio ragazzi, quante domande mi avete fatto, davvero tantissime. Allora, Damiano Ludovisi mi scrive: prodotto essenziale, ovviamente beauty in estate, direi un fondotinta leggero e cipria. No, forse prodotto essenziale che non può mancare in estate, cioè se dovessi proprio uscire di casa con un solo prodotto, sarebbero due. Sopracciglia e correttore, l'unica cosa che indosso sul mio viso quando non voglio mettere nient'altro. Quindi, se mi tatuassi le sopracciglia e facessi il filler agli occhi, non dovrei mettere neanche più quello. Polly trattino basso R mi scrive: ciao Giulia, sei fantastica. Vorrei sapere se le ciglia finte possono essere applicate prima del trucco. Grazie infinite. Allora, le ciglia finte possono essere applicate prima del trucco? Assolutamente sì. Il problema è che dovete stare poi attenti a realizzare il resto del trucco. Quindi, se ovviamente andate con un pennellino lì a fare così, rischiate di tirarle via. Non c'è una legge che vieta di metterle prima, si fa semplicemente per comodità perché non avendo le ciglia finte si può lavorare bene sulla sfumatura. Sofia RZI, Sofia, mi dice: ciao Giulia, sei una persona dolcissima, grazie tesoro. Volevo sapere da quanto stai con il tuo ragazzo? Sono passati ormai 7 anni e maggio, giugno, luglio e 3 mesi. 7 anni e 3 mesi. Praticamente siamo cresciuti insieme, cioè abbiamo fatto qualsiasi cosa insieme. Giorgia.Bonnie scrive: un giorno ci farai vedere la postazione di make-up e darai qualche consiglio? Ve la farò vedere quando sarà in ordine. Attualmente la mia postazione di make-up è una scrivania che è barra ufficio, barra ripostiglio, cioè praticamente c'è un grandissimo casino, quindi se ve la facessi vedere vi spaventereste probabilmente, quindi per il momento evito, però appena riuscirò ad avere una postazione di make-up degna di questo nome, ve la farò vedere sicuramente. Ila.Troni scrive: sei fiera di ciò che hai creato su YouTube? Assolutamente sì, cavolo, sono super mega fiera. Sapete perché? Io credo che il mio canale sia diverso da quello che potete trovare in generale attualmente su YouTube. Cioè, ovviamente ci sono cose diverse, però
Sul mio canale non trovate solo sponsorizzazione di prodotti, perché l'azienda mi ha mandato questo, che poi a me non manda quasi niente nessuno, cioè ve lo dico, le poche volte che le aziende mi mandano le cose, ma non per questo ho paura di dire che una cosa mi fa schifo, solo perché me l'ha mandata un'azienda. Non ci sono video pilotati nel modo più assoluto, non ci sono solo video nel quale faccio ah, adesso faccio questa cosa e poi boh, vi faccio vedere già finita com'è. Il mio obiettivo qui su YouTube di riuscire a trasmettervi davvero qualcosa, cioè insegnarvi come potete creare un trucco che vi stia bene, che vi faccia sentire bene, farvi vedere come realizzare un qualcosa di super veloce se non avete tempo, però non quelle cose finte, cioè del tipo sì, facciamo una cosa super veloce, poi in realtà io ci metto 5 ore. No, non è così, sono cose reali fatte per gente reali. Non so se ha senso questa cosa, però spero che con il mio canale io riesco davvero a trasmettervi e a insegnarvi qualcosa. Questo è il mio obiettivo qui su YouTube. C'è una ragazza che si chiama Laetitia, trattino basso, praticamente lo stesso nome scritto al contrario, che mi fa un sacco di domande del tipo mi chiede prodotti preferiti, MAC, illuminante preferito e cose del genere. Vai a vedere il video che è uscito settimana scorsa, che è praticamente il video degli all time favorites, nel quale vi faccio vedere tutti i miei prodotti preferiti di tutti i tempi. Gabri trattino basso Simo mi chiede: sei mai stata in Puglia? Se sì, dove precisamente? Allora, secondo me la Puglia è bellissima, io ci vorrei andare da un sacco di tempo. Ci sono stata quando ero più piccola, non mi ricordo se una, due, tre volte, non mi ricordo assolutamente. Sono sicura di essere stata a Monopoli. Ma la settimana che eravamo andati nel villaggio c'era stata una bufera, era tutto tranne che estate. E appunto ero piccolina, quindi non è che mi ricordo un granché. Adesso mi farebbe tanto piacere fare tipo un mini tour della Puglia, girarla un pochino, ma insomma non solo della Puglia, un po' di tutte le regioni. Se ci vengo vi faccio sapere, così magari ci incontriamo da qualche parte. Ragazzi, allora, voglio farvi, anzi, due domande, non una sola. Visto che rispondo alle vostre domande, ve ne faccio due, qui dovete rispondere voi. Uno, vorreste vedere una live su YouTube? Se sì, mi scrivete il giorno e l'orario, tipo mattina, pomeriggio, in cui vorreste vederla. E due, vi piacerebbe se facessi degli incontri del tipo nelle città più grandi? Non so, io sono di Roma, vi dico, ehi ragazzi, incontriamoci lì, non lo so, passiamo un pomeriggio insieme? Fatemelo sapere qui sotto, sono davvero tanto curiosa. Visto che stiamo diventando tanti, adesso possiamo iniziare a fare anche queste cose. Fiordaliso 588050 mi scrive: bellissime le tue sopracciglia. Il programma è stato arrestato. Aspettate che mi si è chiuso Instagram. Oh mio Dio, ragazzi, cioè, veramente mi avete fatto tantissime domande. Aspettate che devo andare a recuperare la sua domanda. Bellissime le tue sopracciglia, quanto ci metti a fartele? Purtroppo, se mi vedete struccata, sapete che le mie sopracciglia sono poche, sono molto chiare perché i miei capelli sono tinti più scuri, quindi in realtà ci metto abbastanza tempo, direi massimo 5 minuti, non di più, però sicuramente meno di 2-3 minuti non ci metto. Ecco, questo più o meno è il tempo che impiego per realizzare le mie sopracciglia. Se siete fortunati e ce l'avete belle, ad Ala di Gabbiano, già piene, non dovete fare nulla, sappiate che vi invidio molto. Dora Vecchio mi chiede: come ti vedi tra 10 anni a livello professionale e personale? Sei bravissima e bellissima, un bacione. Tesoro, ti ringrazio tantissimo, ti mando un bacione gigante, un grandissimo abbraccio, anzi ve lo mando a tutti quanti, un abbraccio gigante. A livello professionale mi vedo realizzata, sto lavorando a diversi progetti anche al di fuori di YouTube e anche a cose che non riguardano il trucco. Per il momento non voglio dire assolutamente nulla perché ancora non è una cosa avviata, però a livello professionale mi vedo super realizzata perché io sono una di quelle persone che quando fa qualcosa non la fa tanto per farla, ma la fa al 1000%, quindi io mi vedo realizzata in ogni singolo aspetto della mia vita su cui sto lavorando, diciamo a livello professionale, ma anche a livello personale vorrei avere una bella casa, una bella famiglia, essere felice, poter viaggiare, non so, quelle cose che sognano un po' tutte, però la cosa fondamentale è che vorrei raggiungere una mia serenità e una mia felicità.
Io non vorrei essere felice nella vita, ecco, questo è quello che voglio. Manuela-Cadau mi chiede: Ciao Giulia, com'è stato frequentare una classe di soli maschietti? Raccontaci qualche aneddoto se ti va. Allora, da una parte è stato bello perché alle elementari, ad esempio, ho vissuto il contrario, anche alle medie, stavo in una classe dove erano tutte femmine e vi posso garantire che noi femmine delle volte sappiamo essere davvero cattive, invidiose, gelose e tante cose brutte. Con i maschi non è così perché i maschi si mandano a quel paese e poi dopo un minuto sono amici di nuovo, quindi non c'era tutta l'aria di invidia che invece gelosia, cattiveria che avevo vissuto prima nella mia vita, però allo stesso tempo è stato brutto perché calcolate che io sono un po' femminile, non sono proprio un maschiaccio, quindi stare in una classe di soli maschi mi impediva magari di parlare con una persona di guarda, mi sono messa lo smalto di questo colore, lo sai che sono andata a fare questa cosa, adesso mi vado a tagliare i capelli, cioè loro non fregava nulla di tutte queste cose. Quindi sotto questo punto di vista è stato bruttino, diciamo che ho represso, tra virgolette, la mia femminilità per molti anni perché cioè non c'era motivo che potesse uscire fuori. La mia femminilità è uscita fuori poi quando ho finito le superiori, proprio perché vivevo in un ambiente diverso. Lucilla-Bianchi mi chiede: Qual è la tua marca make-up preferita in generale? Non ce n'è una in generale, io uso tante cose diverse e non mi sento di dire solo questa è buona perché di ogni marca ci sono cose belle e cose brutte. Ogni singolo prodotto può essere eccellente per una persona e schifosissimo per un'altra, quindi non so darti una risposta. Sara-Ughi mi chiede: Anni, 25 anni. Sono arrivata a un quarto di secolo. Sempre lei mi chiede: Sushi o pizza? Allora, è difficilissimo. Qualche tempo fa avrei detto pizza. Negli ultimi 2 mesi sono diventata una cavolo di malata di sushi che non potete immaginare. Cioè, proprio ieri ho detto a Andrea: Senti, settimana prossima dobbiamo andare a mangiare il sushi. Calcolate che lui prima non lo mangiava e adesso invece lo mangia. Cioè, tipo, l'ho fatto abituare anche a lui per farvi capire. Io lo amo follemente, non so perché. Mi piace tantissimo, lo mangerei tipo tutti i giorni. E quando vado al sushi mi sfondo tanto. Non lo faccio mai, cioè, quando sono piena io smetto di mangiare. Quando vado al sushi non so perché, uno, non sono mai piena e due, non mi va mai di smettere di mangiare. Allora, AliseaDF mi chiede: Quando trucchi una cliente nel periodo estivo, metti prima... vabbè, aspettate, ricomincio. Quando trucchi una cliente nel periodo estivo, prima del fondo, metti una protezione solare? No, sapete perché? La protezione solare dà flashback. Significa che quando fanno le foto con il flash può venire una sorta di alone bianco in faccia. Siccome il 99% delle persone che trucco io deve essere fotografato anche cioè soprattutto con i flash, non utilizzo protezione solare su di loro per questo motivo. Se dovessi truccare una persona che non deve fare le foto, sì, metterei la protezione solare. Yade-03 mi chiede: Preferisci trucchi naturali o pesanti? Tutte e due. Dipende dal giorno, dipende dal periodo dell'anno, dipende da come mi sento. Un giorno sono tipo drag queen, l'altro giorno sono acqua e sapone. Gioia mi chiede: Hai fratelli, sorelle? Sì, ho una sorella più piccola, una sorellina che in realtà non è più tanto Ina. Anche lei sta diventando grande, che si chiama Francesca e che ha 2 anni meno di me, quindi adesso deve fare 23 anni tra un po', tra qualche mese. Allora, Laura Masetti trattino basso makeup lover mi chiede: Ciao Giulia, oltre alla passione per il makeup, quali altre passioni, hobby hai? Allora, mi piace un sacco fare ginnastica. Guardate, stanno uscendo fuori un po' i muscoletti. Mi sono appassionata a questa cosa, cioè non voglio diventare bodybuilder. Però mi piace fare ginnastica. Fino all'anno scorso, 2 anni fa non mi ricordo, facevo danza. Poi, quando si cresce, si diventa grandi e si deve stare dietro al lavoro, alla vita personale, è difficile avere impegni così costanti. Quindi ho abbandonato danza a mio malincuore perché mi piaceva tantissimo. Però adesso mi sto appassionando un po' al fitness.
Mi piace un sacco guardare film, cosa che piace anche ad Andrea. E, mi piace un sacco Harry Potter. Sembro nerdissima in questo momento. Mi piace un sacco Il Signore degli Anelli, mi piace un sacco Star Wars, mi piace un sacco guardare i film in generale, andare al cinema, non lo so, fare delle cose così divertenti. Non ho un hobby troppo preciso, mi piace fare cose che mi fanno divertire. More Friendly mi scrive: truccheresti mai una tua fan su un tuo video? Se sì, eccomi, ha ha ha, mi piacerebbe tantissimo, forse dovrei fare questa cosa. Che cosa ne pensate? Tipo, non lo so, per chi è di Roma, per chi è qui vicino, per chi potrebbe venire dove giro i video, fare una specie di concorso tipo e truccare qualcuno di voi. Che cosa ne pensate? Cinzia Kathleen mi scrive: a quando la creazione di una tua palette? Magari, Cinzia, qui stiamo volando già troppo alto. Spero presto, ma non so quando e se mai accadrà. Anna.sa91 mi chiede: come e da dove iniziare per truccarsi bene? Allora, io direi una cosa: per iniziare a truccarsi bene non dovete strafare, cioè non dovete fare un trucco super mega complicato per due motivi. Uno, non vi riuscirà mai. Quando iniziate a fare qualcosa, qualsiasi cosa, compresa me, non vi può uscire bene subito il livello più difficile e vi demoralizzate. Se vi demoralizzate è un casino perché abbandonate tutto e magari non andate avanti. Quindi, c'è una playlist qui sul mio canale che si chiama Le basi del make-up. Iniziate da quella, vedete un video alla volta, capite, studiate proprio come fareste, non lo so, se fate un esame all'università, se imparate un nuovo hobby, se imparate a fare un nuovo lavoro, studiate, capite come va fatta quella cosa, applicatela, quindi magari come si mette il fondotinta. Quando avete capito come si fa quella cosa, procedete con il prossimo video, passiamo il correttore, applichiamo il correttore. Andando così per step vedrete che risulterà tutto molto più facile e poi se avete dei dubbi potete scrivermi un commento sotto ogni video e io vi risponderò. Veronica trattino basso pelliccia mi chiede: che segno zodiacale sei? Sono Toro, sono nata il 22 aprile, quindi sono Toro cuspide ariete, forse si dice così? Sì, comunque sono Toro. Alida Torcello mi chiede: curiosità, qual è la tipologia di video su YouTube che odi di più e che non gireresti mai? Una tipologia di video, ma non so se chiamarla così, che non girerei mai, è girare una recensione o dirvi che un prodotto è eccellente, di comprarlo se realmente non è così. Diciamo, dirvi cose che mi obbligano a dire solo perché mi pagano. Questo non lo farei mai. Preferisco comprare i prodotti a mie spese. Preferisco spendere parte di quello che guadagno su YouTube per comprare i prodotti da far vedere nei video, ma non fare queste cose, cioè quello che dico è quello che penso. Questo non dovete mai dubitare di questa cosa, quello che dico non sarà mai in alcun modo pilotato, a costo di non prendere dei soldi, a costo di guadagnare di meno. Questo ve lo posso assicurare. Margherita.daisy mi chiede: hai pensato di modificare una parte del tuo corpo chirurgicamente? Sinceramente sì, ci avevo pensato tanto tempo fa, quando ero più piccolina, quando ero intorno ai 18 anni. Io odio il mio naso, ve l'ho detto già nel video appunto sul contouring del naso. Mi ero anche andata ad informare, un chirurgo mi aveva detto anche che avevo il setto nasale storto e quindi doveva completamente rifarmelo. Poi fortunatamente sono andata da un altro chirurgo che invece mi ha detto: guarda che tu ce l'hai drittissimo. Quindi siccome a quel punto era diventata non più utile per la mia salute ma soltanto una roba estetica, ho detto forse il gioco non vale la candela. Io sono così e così me lo tengo. Questo è quello che penso per il momento. Non so se le cose, cioè, se il mio modo di pensare dovesse mai cambiare, comunque per il momento non farei interventi chirurgici. Vi ho detto, l'unica cosa che farei in questo momento è il filler agli occhi, quello per levare, semplicemente vi iniettano tipo acido ialuronico qui nella fossetta per cancellare l'occhiaia, come se voi avete il correttore così tutta la vita su. Quella è una cosa che farei perché le mie occhiaie sono molto molto evidenti, però non è una roba che modifica l'aspetto, serve semplicemente per cancellare le occhiaie, fa un po' da correttore a vita. Francesca trattino basso, D'Argenio trattino basso, scrive: ti piace viaggiare?
Se sì, quale posto vorresti visitare? Un bacio, sei fantastica, un bacio tesoro. Allora, il mio più grande sogno in assoluto è vedere l'aurora boreale. Io devo assolutamente vederla. Quello è il mio più grande sogno nella vita. Mi piace viaggiare un sacco, purtroppo per viaggiare servono tanti soldini, anche perché i posti che vorrei vedere sono tutti troppo lontani. Mi piacerebbe un sacco fare un mega tour dell'America, mi piacerebbe tanto andare in Australia, mi piacerebbe la Nuova Zelanda, non so se l'avete mai vista, la Nuova Zelanda è pazzesca. Eleonora Angius, scritto tutto attaccato, scrive: a settembre mi trasferirò a Roma. Come si vive a Roma? La temo molto. Allora, se abiti in un piccolo paesino o in una città più piccola, probabilmente all'inizio Roma ti farà paura. Specialmente se guidi la macchina, perché qui a Roma siamo tipo matti, cioè siamo matti per strada. Se vi fermate un mezzo secondo, si incollano al clacson e dovete subito scattare al semaforo e non potete sbagliare strada. Se guidi fa molta paura, fa paura anche a me tipo andare in centro, però ci sono nata e quindi sono abituata. Per il resto direi che devi abituarti sicuramente. Magari è dei ritmi più veloci di quelli di un piccolo paesino o di una città più piccola. La cosa che posso dirti, se prendi la metro perché non ti sposti con la macchina, stai attenta alla borsa. Sembra una stupidaggine, ma è così, devi tipo tenerla incollata. Per il resto ti ci abituerai. Sicuramente, magari ti fai dare qualche consiglio da qualche persona che già vive qui, puoi scrivermi tranquillamente se hai bisogno di qualcosa, di qualche consiglio. Però vedrai che ti ci abituerai. Magari facciamo le ultime domande perché credo di aver girato già per mezz'ora, quindi facciamo le ultime due domande e poi chiudiamo il video. Giusy trattino basso Doug mi chiede: sei mai venuta in Sicilia? No, Giusy, cavolo, devo venire in Sicilia! Assolutamente, è un altro posto che vorrei vedere, anche perché so che lì si mangiano tanti dolci buonissimi, tipo mio nonno era siciliano e però si era trasferito qui. Quando era giovane, sì, quando era giovane, perché in realtà mia nonna invece è abruzzese, quindi prima di sposarsi si era trasferito qui a Roma. Però devo assolutamente andarci, cioè devo venirci. Quindi quando vengo in Sicilia mi fai da guida e andiamo a mangiare un sacco di schifezze insieme. Che cosa ne dici? Questa domanda è bellissima, ragazzi, non posso non rispondere. Andrea Manfri mi chiede: a quale casa di Hogwarts appartieni? Ovviamente a Grifondoro, non sono cattiva, sono buonissima io. Voglio rispondere a questa ultima domanda perché credo sia molto interessante. Vittoria Parasole mi chiede: ti sei mai sentita inadeguata o incapace fino al punto di evitare di perseguire un obiettivo? No, cioè sì, ma no. Mi sono sentita inadeguata tante volte nella mia vita. Però la chiave per vivere bene, per arrivare al successo, cosa che io ancora non ho fatto, che sto inseguendo, secondo me è spingersi oltre al proprio limite. Se ti senti inadeguata per una cosa, probabilmente è perché devi semplicemente superare il tuo limite e capire che invece puoi farlo. Secondo me tutto si può fare. Ovviamente ci sono dei limiti per gli esseri umani, non possiamo volare, però secondo me tutti possiamo fare tutto, basta spingersi, basta essere abbastanza umili per imparare le cose, basta darci dentro fino alla fine, cavolo, ragazzi. Secondo me questa è la chiave per raggiungere i propri obiettivi, bisogna darci dentro. Sto cercando di farlo, non è sempre facile, non credete che sia facile, cioè tipo quando ti senti che tipo non c'entri niente in una certa situazione. Devi proprio lì dare il massimo e dire: cavolo, ce la devo fare, devo distruggere tutto e farcela. Sapete che cosa ho scritto sul mio stato di WhatsApp? Destroy what destroys you. Distruggi quello che ti distrugge. Questo forse è il motto della mia vita. Devi distruggere quello che ti fa male. Darci dentro, cavolo, e spaccare tutto. Quindi, ragazzi, queste erano tutte le domande di oggi. Se vi piace questa tipologia di video, fatemelo sapere con un commentino qui sotto e mettete un bel mi piace a questo video. Così, visto che mi avete fatto tantissime domande, magari ne farò uno a breve. Spero tanto di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!